Ecco, stiamo iniziando a mettere le decorazioni natalizie, è vero? Questa è la situazione. Ciao amore. Ehi, fuori tu, fuori. Ecco papi. Vale. Che cosa hai portato? Non lo so, poi vediamo. E guardate fuori, no, ci stiamo facendo un trasloca, cuscini, affari per il giardino, tovaglia per fuori, e questi tre scatoloni, questo è un altro scatolone, ah no, c'è pure il quarto, e il quinto dentro. Poi non lo so, poi vediamo l'albero. Ah, ma queste sono le cose della Befana. Un babbo Natale, il trenino da mettere sull'albero che non ci serve perché quest'anno non lo faremo l'albero. Dobbiamo mandare le varie indicazioni. Eh sì, infatti ho visto, ho fatto vedere. E la stella che dovevamo mettere fuori. Da qua. Che si accende fissa, eccola qua, la cometa. E queste stelline. Domani buttiamo fuori i cucciolotti. Sì. Iniziamo, ho tolto la scarpiera di qua, da questo finto camino, perché voglio metterci qualche decorazione, l'ho messa nella stanzetta di Vion. Iniziamo. Ecco qua, decorato. Qui forse va, manca qualcosa. Ho messo anche quadretti. E poi qua c'è ancora un po' di casino, tipo la bottiglietta di Leon che domani si porta a scuola, i babbi che si illuminano, il pesciolino Cody che dobbiamo cambiare l'acqua, YouTube verità. Ecco il carillon di Lidl. Questo è il nostro camino. Vabbè, questa busta non c'entra niente. Mamma, dimmi. Dov'è il panettone? Sta qua. Qua ci sono le frontierine, i cerchietti. Leon che mangia sulla sedia. Ecco qua. Dopo lo apriamo. Il primo pandoro. Vabbè, c'è ancora il lavoretto di Halloween. E poi questo lato. Come faccio a toglierli? Sì, amore, li dobbiamo togliere. Accendiamo qui. Oggi. Ecco qua. Domani. Oggi o domani? Domani, amore. Ed ecco qua. Ciao. Ah, c'è anche un film di Natale. E non vi ho fatto vedere il lampadario, come lo decoriamo. Ecco. No, papi, spegni.
Insomma, per il momento è questo. Poi aspettiamo di comprare un albero diverso, un albero più piccolo, perché quello che abbiamo di solito lo mettiamo sempre sul qui, vediamo qui, sul divano, un altro poco, quell'angolino lì dove c'è la bottiglia. Però quest'anno no. Poi con i cuccioli non faremo niente di che, quindi quest'anno di solito ospitiamo, facciamo le grandi cene, mangiate, ma quest'anno non sarà così. E quindi voglio prendere un alberello e metterlo lì dove c'è quel Babbo Natale illuminato sul camino, e niente, voglio prendere uno più piccolo, più sottile, e lo metto lì. Ma che bello con i film di Natale stasera! E papi che sta cucinando, papi! Ti sto riprendendo. Papi? Ehi. Stai facendo le bruschette? Sta facendo il bruschettone dell'Eurospin! Stasera bruschetta e birra! Ah, c'è anche il copriforno. In pandan con il pantalone di papi, col culo di papi. E le sedie, abbiamo allestito anche le sedie. E il cuscino. La nostra cena: birra, Guinness e bruschettone fatto da papi. Leon ha già mangiato la cotoletta e dopo ci mangiamo il panettone di Chiara Ferragni, anzi panduro. Allora ragazzi, e come non detto, come abbiamo detto prima, Leoncino molto contento di assaggiare, dove si deve sedere? Di assaggiare il nostro primo panduro. E non poteva che essere questo pandoro di Chiara Ferragni, Pink Christmas della Palocco. Che carina pure, aspetta amore. Sì, che carina anche il nastrino, proprio bella. La confezione è bellissima. Forse siamo i primi su YouTube che apriamo questo panettone, questo pandoro. Io non l'ho visto ancora. Ah, vi faccio vedere i disegni. Allora, beh, a parte sì, il logo qui, qua che sta, vediamo. Ecco qua, Balocco. A parte il logo, ci sono questi bei disegnini. Chiara Ferragni sulla slitta con le renne. Dove c'è sta? Gli alberi di Natale, Chiara Ferragni. Qua c'è un altro albero di Natale, dietro Chiara Ferragni, che buca. E basta, abbiamo finito. Carino però, mi piace tanto. E lo apriamo. Vediamo, vogliamo il panettone. Guarda che si apre da sotto. Come si apre? Ah no, da sopra. Papi, da sopra. Vogliamo il panettone? Sì. Intanto. Apriamo il panettone. Un coltello, togliamo questo. No, perché non voglio rovinare il nastrino qua. Che me lo conserverò ovviamente. E naturalmente. Madonna, questa tosse che non passa mai, una attacca all'altra. Allora, ma questo vedi, è tutto arrotolato. Ok. Madonna! Dentro ovviamente c'è il panettone. E poi ci sono... Oh, è uno sticker! Che cos'è? Raga, che cos'è sta cosa? Apriamo, vediamo. Aiuto! Tipo pettinino. Pettinino di capelli, veramente. Tipo, no, vabbè, di carta. E che cos'è? Forse è da colorare, papi. L'occhio... L'occhio di Chiara Ferragni. Certo, amore, ora lo mangiamo. Giusto perché volevo capire questa cosa che cos'era.
un pettinino di carta, tipo il pettinino che si trovava un anno fa nel, nel come si chiama, nel, l'ho pure rotto. Vabbè, lo coloriamo, facciamo l'occhio e poi lo attacchi sopra qualche parte. E questi due qua. Allora, lo zucchero a velo utilizza utilizza lo spolvero rosa e lo stencil per decorare il pandoro. Nah, così è tu cos? È lo stencil, papi! Bellissimo, lo vogliamo! È vero, amore? Bellissimo sapore. No, sì, mode. Sì. Wow, ecco perché, papi, è originale. Evviva! E però mi sa che mi serve un piatto. No, morde. Morde? Sì. Ovviamente, ora facciamo l'assaggio. Qua devi sentire il profumo, amore. Wow. Anche quello è lo zucchero a velo. Così si presenta questo panettone. Sembrerebbe ben cotto. Che carini anche della busta, tutti gli occhietti della Ferrani. Ok. Penso di essere stata la prima. È un po' storto, eh? C'è la torre di Pisa. Guardate, è storto. Un attimo, amore, dobbiamo mettere l'occhietto sopra qui. Papi, mi sa che prendiamo il cosino, il passino o no? Lo mettiamo direttamente così. Ups. Che dolce. Ah, vedi, qua fa proprio vedere. Vedi che ci sta il passino, però. Prendilo, papi. Leon? Sì. Ma sto zucchero è tutto attaccato sopra. Appoggiali a mamma. A mamma. Sì, bravo. Mettiamo... Ah, forse è questo. Si piega. Sì. Questa è una letta, perché questo deve entrare... Aiuto! Completamente dentro. Ah beh, l'onore. Mantieni un attimo, papi. Che è bello. Vediamo se viene veramente. Aspetta che di qua lo riesco a vedere. Ma senti. Sentiamolo, sentiamolo, sentiamolo. Penso che questo possa bastare, amore. Ma wow! Anzi, io lo metterei anche un altro po' da... Vabbè, ormai l'ho uscito. Bene! Andato. Allora, adesso dobbiamo togliere... Aspetta, aspetta! Ecco l'occhietto! Aspetta, adesso come ve lo faccio vedere? Tieni, amore, ma appoggiamo qua. Ora un attimo! Ecco qui! Lo vedete? Questo è il nostro pandoro! Chiara Ferragni! Adesso lo tagliamo e facciamo l'assaggio, vero amore? Occhietto, ti devo tagliare. Aiuto! Questo non vedeva l'ora di farlo, Leon. Oh.
fatto cena, vero Leon? Smettetela. Tieni, fai l'assaggio, il primo assaggio a Leon. Vieni qua. Scoliamo un po'. Tieni, amore. Papi, vuoi assaggiare? Com'è, amore? È buono. È buono. A colazione del latte e caffè è migliore. Vero, papi? No. Non ti vedono. Domani. Sì. Ci dobbiamo alzare pure presto domani. Ti piace, amore? Com'è questo primo pan d'oro dell'anno? Buono. Con lo sfondo natalizio dietro. È buono? Aiuto. Questo è il periodo più bello, perché a me piace mangiare queste cose. Ma insomma, è bello questo zucchero a velo rosa. Vabbè, un po' di chimica c'è, però. Buonanotte. Aspetta. Aspetta, così chiudi. Comunque, quanto l'abbiamo pagato questo pandoro? $9.99. 9.99. Un centesimo. E neanche non ce l'ha dato neanche. Papà, mi fai salletico. Ok. Quindi, 9.99 buono. Della Balocco, poi tra l'altro. Oh. Che c'è? Yeah. Dai, accetto. Va bene, va bene. Se può fa, domani a colazione. Pandoro a me piace così. Poi il panettone è un'altra cosa, il panettone lo mangiamo tranquillamente così. Ma il pandoro a colazione. Tutta la giornata così oggi, questo pagliaccetto. Vero, domani vai a scuola, eh? Bella! Ora cambia la faccia. Non ride più, sto pagliaccio. Domani si va a scuola, Leon. Domani, vero, sale sempre. Bene, ragazzi. E allora da questo video è tutto. Ciao. Abbiamo messo le decorazioni natalizie, abbiamo assaggiato il pandoro di Chiara Ferragni. Sì, ah, volevo dire che questo è il ricavato della vendita di questi panettoni. Vanno all'ospedale di Torino, un ospedale di Torino per una cura contro una sindrome o una malattia che adesso non ricordo il nome, infantile, che ha dei bambini. Quindi credo a questo ospedale pediatrico, almeno così avevo sentito. Adesso non ricordo. Però sempre a fondi bene. E niente. Quindi ragazzi, da questo video è tutto. Leon già è partito nella sua camera col telefono, ma ad avanci, mo a dormire direttamente. Veloce. E quindi noi vi auguriamo una buona notte. Ciao a tutti! Ciao!